sono stati individuati i 6 presunti scafisti del barcone dove hanno trovato la morte 25 migranti. Sarebbero stati indicati da alcuni passeggeri dell'imbarcazione, ascoltati dagli agenti della squadra mobile di Agrigento. Secondo le testimonianze, gli scafisti avrebbero impedito ai 25 profughi chiusi nella sala macchine di risalire sul ponte. Attualmente però la procura di Agrigento indaga contro ignoti e ipotizza reati di morte come conseguenza di alto delitto, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e omicidio. Quest'ultimo reato è stato inserito dopo il racconto di migranti, secondo cui nella stiva ci sarebbe stata una 26esima persona che sarebbe stata gettata in mare. Le salme di 19 dei 25 profughi morti durante la traversata sono state imbarcate sulla nave Moby Fantasy e trasferite a Porto Empedocle. Gli altri 6 saranno sepolti a Lampedusa, dove il parroco Stefano Anastasi celebrerà i funerali. L'autopsia disposta dal sostituto procuratore Giacomo Forte sarà eseguita solo su 2 cadaveri. Non tutti sarebbero morti per asfissia, su alcuni corpi sono stati riscontrati segni di violenza. Intanto continuano gli sbarchi a Lampedusa, solo nella giornata di ieri sono arrivati 500 profughi, tra i quali 100 minorenni. La tragedia di ieri, l'arrivo di nuovi migranti, i trasferimenti dei profughi verso altre località, per i turisti in vacanza sull'isola semplicemente non esistono. Hanno appreso dei 25 cadaveri trovati sul barcone carico di disperati, chi dai familiari, chi dai telegiornali. A qualche centinaio di metri dalla banchina, dove si trovano allineate una accanto all'altro una ventina di bare, il mondo dei vacanzieri affolla le spiagge. Rispetto a giugno e luglio il turismo a Lampedusa è in netta ripresa, strutture alberghiere piene, quasi impossibile trovare un volo per raggiungere l'isola. Gli operatori turistici si dicono fiduciosi e dopo l'emergenza immigrazione sperano in un mese di agosto da tutto esaurito. Nei prossimi giorni sono previsti altri arrivi di comitive di villeggianti e per Ferragosto si prevede il pienone.